Amici carissimi, bentrovati in Piazza del Popolo, nella piazza in cui si discute tantissimo e soprattutto in un periodo qual è questo, nel quale spesso le discussioni vertono sulle candidature, su quello che accadrà per la Regione Puglia per il prossimo Consiglio regionale, chi sarà il presidente tra Fitto ed Emiliano, chi sarà il presidente tra la candidata del Movimento 5 Stelle, la Ricchia e Scalfarotto. Però non tutti sanno che nel bel mezzo di questi candidati sta emergendo una candidatura che davvero sta sorprendendo tutti, perché è una candidatura davvero dirompente, una candidatura che va oltre la destra, oltre la sinistra, oltre il centro, la candidatura di Peppe Sfera, che davvero sta varcando i confini del territorio. Intanto ringraziamo il nostro Peppe Salve a per tutti, essere presente qui grazie per in avermi invitato a questa trasmissione. trasmissione. Niente, Peppe. io sono Peppe Sfera e sono nato il 21 di luglio 1973 e come dice un grande santo che sono devoto, io sono un mistero pure per me stesso perché giustamente vengo da una famiglia che mi hanno adottato, io per un anno ho vissuto alla foresta Umbra in una tenda a forma di sfera, ecco perché poi è nato questo nome di Peppe Sfera, e per un anno sono stato adottato da una mandria di cinghiali, dopodiché poi dopo una coppia di cacciatori, sicuramente poi ero piccolino perché avevo un anno, erano di Monte Sant'Angelo, hanno visto questa tenda e mi hanno trovato dentro questa tenda e mi hanno portato a Ah, come monte. Romolo e Remo, Come Romolo e credo. Remo, Sì. certo, mi hanno portato a monte perché ovviamente volevano, lui si chiama Giovanni e lei Michela. E hanno iniziato a tenermi in casa, però ho sofferto molto l'aria di Monte Sant'Angelo perché il freddo, loro se ne sono accorti, non riuscivo a stare a quelle temperature e poi si sono trasferiti qui, in questa stupenda città di Manfredonia, nel rione Monticchio. Ovviamente inizialmente io con questi bimbi giocavo perché stando un anno a contatto con i cinghiali non ero ancora preparato, però i giochi che facevamo erano bellissimi, i quattro pizzicandoni, io nella luna, D-Box, tre fido fatte rompere da come te, e mi divertivo, però non riuscivo ancora a comunicare con loro. Poi in un gioco particolare che veniva chiamato, se non sbaglio, Pagliolusch, Ah, mi sì. iniziai a saltare, sono caduto a terra, nel cadere mi hanno fatto un intervento, e da quell'intervento si è sbloccato il Peppe Sfera della situazione. Ed è uscito fuori un'altra persona. È uscita fuori un'altra persona e da lì poi tutti gli amici mi hanno iniziato proprio a chiamare Peppe e Sfera proprio perché i miei che mi hanno adottato mi hanno trovato in questa sfera, la foresta Umbra. No, Ma il nome chi te l'ha dato? Loro ce l'avevi già? no, no, sono stati proprio gli amici perché quando gli ho raccontato la storia hanno detto allora per noi tu ti devi chiamare Peppe Sfera. Ah, quindi proprio Sì, un sì. nome, una garanzia. Ascolta Peppe, quali sono le tue esperienze politiche? Perché io ricordo che già alle comunali avevi presentato la lista, Avevo le ultime presentato comunali le di ultime comunali, Manfredonia. giustamente, avevo presentato una lista, però purtroppo per quattro voti non sono riuscito ad emergere in quanto voci di corridoio dicono che la sera hanno preso il cartone in una scuola e se lo sono portati. Lì c'erano altri quattro voti miei della lista Citilo e mi hanno fatto fuori. Ma a chi E sono andati a finire questi voti? questi voti pare che sono andati a finire. Non so, mi sa il PD, si parla del PD, del PD, sì. E avevo quattro voti che erano il Quindi a PD. Riccardi sono Adagio andati. Riccardo, Adagio, via, non mi veniva il No, nome. gliel'hai detto ad Angelo Riccardi, Angelo gli avete Riccardi, dato poi indietro i voti. se poi l'ho telefonato, ha detto Giuseppe, io quattro voti, mi dispiace, l'ho chiamato la sera, tanto se puoi fare qualcosa, otto, perché là ci sono le cose a livello nazionale, se facciamo questo imbroglio, vengono a scoprire tutto. Ed è stata una brutta cosa, perché a Citilo, a primo impatto, stava andando alla grande. È vero, anche perché io ricordo di essere stato un tuo elettore, mi sono chiesto che fine ha fatto il mio voto e invece il mio voto è finito da qualche altra Sì, parte. È un peccato, vabbè che succede sempre sto fatto, infatti, non è che questi non voti. succede. Senti, Peppe, che cosa rappresenta Citilop? Anzitutto il significato di Acitilop, perché è molto importante, vedo che hai una Certo, maglia sì. con il simbolo del
del partito. Certo, la CityLop non è altro che una politica al contrario, cioè noi siamo il contrario della politica che viene fatta da anni e anni in città. Noi aiutiamo i poveri, noi aiutiamo i poveri, per questo diciamo aiutiamo i poveri anche nelle cosiddette pensioni, no? Noi vogliamo che a questi poveri qui le pensioni vengano date, e anche se noi diciamo andiamo a rubare, diciamoci in parole in termini, non ci facciamo problemi, perché nella povertà, pure che noi rubiamo, che succede? Non succede niente, capito? Non è che invece i ricchi se vanno a rubare c'è sempre una paura. Poveri siamo e poveri rimaniamo, capito? Quello è il problema. Quindi tu vuoi dire che praticamente quando si hanno debiti, avendo debiti si aiuta a vivere meglio, è meglio avere i debiti, ma è tutto quello che dico ai miei iscritti: dobbiamo cercare di avere più debiti possibili, perché avendo questi debiti, come dici tu, si vive meglio perché siamo abituati a vivere nella povertà. Invece uno ricco se eventualmente ha i debiti sta male, sta malissimo. Uno ricco non ce la fa andare avanti, non ce la fa. Invece i sacrifici li sanno fare solamente quelli che hanno i debiti. Ascolta Peppe, a CityLop quindi politica al contrario, però si presenta all'elettorato sia a livello locale che a livello regionale. Infatti tu, come giustamente sta scritto nella didascalia, sei candidato consigliere regionale, però potresti anche essere il presidente. Certo, io sono sia diciamo regionale ma anche presidente. Infatti ho preso un accordo con tutti quanti i miei iscritti e quelli che mi voteranno, che se va bene che usciamo, io farò anche il presidente della regione Puglia, perché lo decidono direttamente i nostri iscritti. Non è che noi aspettiamo le caratteristiche interne dei partiti, ma sai, poi facciamo a quello, oppure Emiliano già si deve sapere, no, che deve fare la riunione dei carbonari. Invece voi dovete fare una riunione con tutti gli iscritti. Certo, però noi aiutiamo tutti, nel senso che quando sarà l'elezione, anche se sarò presidente, coloro che sono stati fatti fuori, tipo Gian Diego Gatta, Angelo Riccardi, Paolo Capo, ugualmente noi aiuteremo a dare dei posti di lavoro. Per esempio, noi cercheremo di creare delle cooperative, tipo le cooperative dei facchini. Sì, va bene. Io dirò ad Angelo, a Gian Diego, venite là che vi esiste, perché devono lavorare, non è che possono stare così senza fare niente, capito? Noi ci teniamo a tutti quanti. Non è che accettino solo per gli iscritti, anche per loro, aiuteremo anche loro. Quindi tu prometti che se eventualmente Angelo Riccardi, Gian Diego Gatta o Paolo Cambo non riescono a diventare consiglieri regionali, potranno fare i facchini e potranno, ovviamente non è che possono, perché lì ci sono due posti per i facchini, invece un posto sta per i bagnini, quindi lo porteremo a mare, uno faremo fare il bagnino, cioè, poi sceglieranno tra loro tre, dico chi vuole fare il bagnino, Gian Diego fare il bagnino, fa il bagnino, ma se la vedono loro, capito, non è che è un problema, l'importante è che CityLop aiuta tutti. Voi li aiuterete, va bene. È bella questa idea, ma non è che vorrete aiutare anche gli altri candidati, quelli che si sono candidati e che hanno già rappresentato? Certo, ma poi li possiamo aiutare anche, diciamo, ci saranno dei posti al cimitero, dove noi, diciamo, noi come Acitolo, nel nostro punto abbiamo deciso di regalare le tombe a tutti quanti. Perché? È perché purtroppo si parla che probabilmente tutti non arriveranno, non avranno le pensioni, il mondo sta messo proprio ormai al rovescio, al contrario come è Acitolo, quindi non si possono dare le pensioni e noi regaliamo a tutti quanti le tombe al cimitero di Manfredonia. I loculi, saranno tutti in regalo. Bel regalo. Sì, una promessa che ha fatto Acitolo. Quindi una delle promesse di CityLop, i loculi gratis. Per tutti, per loculi tutti. Per tutti, sì. Benissimo, questa è anche un'ottima rappresentazione del vostro programma. Quindi CityLop è una lista locale, ma ci sono anche altre CityLop a livello regionale? Ci sono a livello nazionale delle liste CityLop che ci stanno seguendo e vogliono anche loro iniziare a formare queste liste di CityLop anche al nord, soltanto che devono incastrarsi alcune cose molto importanti, perché noi siamo per i poveri e sto notando che questi personaggi vogliono soltanto entrare per poter poi mangiare solo loro. Io ho detto no, qui noi facciamo mangiare. O mangiamo tutto e non mangia nessuno. Non mangia nessuno. E si è bloccato tutto dopo il Covid. Stavo per partire, poi perché c'erano due liste, una si doveva fare a Reggio e un'altra a Parma. Poi c'è stato il Covid, una via di mezzo mi sono tornato indietro, poi vediamo dopo il Covid cosa succederà.
Ma tu pensi che a settembre ricomincerà di nuovo la problematica del distanziamento? Questo distanziamento, diciamo, e queste norme di sicurezza, io penso che le dobbiamo ugualmente sempre attuare, perché anche nelle ultime ore stiamo riparlando di nuovi casi, che ugualmente sono casi che vengono dal Pakistan, dall'Afghanistan, però poi ugualmente, diciamo, il ceppo colpisce anche noi, quindi bisogna sempre mantenere queste misure di sicurezza, che sono molto importanti. Quindi Acitirop si presenta all'elettorato. E avete anche delle liste a livello regionale? Farete anche accordi con qualche partito, con qualche lista civica? Stiamo vedendo se, io ovviamente devo sempre sentire i miei iscritti, perché noi spesso ci riuniamo nei posti inn di Ho Manfredonia, saputo la Conzaria. alla Conzaria spesso, poi spesso di sera ci vediamo a Palazzetta, là si sta molto, perché è molto Nell'area pulito, nell'area mercatale. mercata, sì. E ovviamente io aspetto sempre i miei iscritti per poter chiudere degli accordi con delle liste civiche a Manfredonia, perché loro, sai, non si fidano molto vedendo tutte le cose che sono successe, ovviamente vedendo questi risultati che non si ottengono in questa città nostra particolare, che è sempre bella, però ultimamente fa un po' piangere per la sporcizia che c'è in giro. Ah, ecco, quindi riuscite anche ad avere la certezza di qualche lista civica che potrebbe Potrebbe entrare. aggregarsi ad Acitilop. E allora che farà il presidente della regione se vincete le elezioni? Chi fa il presidente, Il anzitutto? presidente lo faccio io. Ah, lo fai tu. Sì, il presidente lo faccio io e abbiamo già deciso, soprattutto diciamo nel Gargano, ma soprattutto a Manfredonia, di avere delle trasformazioni che mai si sono realizzate in questa città. Poi per quanto riguarda, diciamo, Foggia, è molto importante i turisti, perché noi non abbiamo turisti dal nord, dal sud, oppure anche dalla Germania che possono arrivare in un batter d'occhio nella nostra città, nel Gargano, in quanto, come ben sappiamo, abbiamo sempre il problema del Gino Lisa. Ah, ecco. E niente, qua purtroppo questa separazione, perché Gino ce ne ha fatto su, Lisa se n'è andata via, diciamo, stupida la sua follia, e questi turisti rimangono sempre in avaria e non possono mai arrivare nei posti, diciamo, d'élite del nostro Gargano, Vieste, Non si Manfredonia. potrebbe prendere, per esempio, la pista di Amendola e trasferirla da qualche parte? Bravo, questa è un'idea che ci stiamo parlando con Acitilop, che molto probabilmente noi siamo anche intenzionati di trasferire la pista di Amendola per poterla collegare e far arrivare direttamente da Amendola i turisti. Perché sennò, cioè, rimanere soltanto come zona militare, qua non è che le guerre Le ormai, guerre non si fanno le più. guerre non si fanno La più. Costituzione è contraria alle guerre, Sì, quindi io quindi noi credo anche l'Amendola come Acitilop cercheremo di farla inserire in questo pacchetto per i viaggi per i turisti. che. Ah, benissimo. Ascolta, Peppe, io vorrei fermarmi un secondo perché so che tu ci devi pensare su alcune Certo, certo, cose. certo, certo. Poi dopo vediamo un attimino di continuare con Certo, questo, anche perché ti devi consultare con i tuoi certo, certo. Sì, perché mi stanno elettori, aspettando stanno fuori. fuori che Sì, stanno ragazzi, arrivo, aspettando. aspettate, arrivo. Ok. Allora Ok. va bene, un attimino e vediamo che cosa succede. Mi dovete scusare, purtroppo c'era Luciano Pericolo fuori, perché ha sentito il fatto dei facchini, si è messo a paura ancora, lui non prendeva. Se ti siedi, No, no, no. Peppe, perché purtroppo la nostra telecamera non prende. Scusate, scusate, no, Luciano ha sentito la questione dei facchini e si è spaventato e gli ho detto stai tranquillo che ora vediamo di farlo uscire pure a te, semmai tolgo a Gian Diego e metto a lui, Gian Diego lo metto un'altra parte, sono due posti a Va Bagnini e due da bene. facchini, stai tranquillo Luciano, mamma mia, voglio quando c'è Vabbè, tanto avrà pure le sue. Ma è un tuo fans, un sì, è un mio tuo fan e poi spesso sostenitore. lo chiamo per fare per farlo lavare a casa delle macchine, Ah, comunque benissimo, sì, un è molto bravo ragazzo. importante. Allora, se vincete le elezioni, abbiamo detto che farai tu il presidente della regione. Quali percentuali pensate di ottenere? Allora, fino a domenica i sondaggi ci danno al 37%, però molto probabilmente voci di corridoio, perché ieri abbiamo avuto una riunione molto importante, proprio alla Mendola siamo stati con dei colonnelli, e hanno detto che stiamo sul 40%. Sì. Quindi Poi sto percentuali aspettando, non altissime. so se lo conosci un mio amico Adolfo Renato, Ah, perché sì. proprio ieri è partito, è andato al Vaticano. Ah. È andato al Vaticano, si è messo d'accordo con il Vescovo e mi sta portando notizie forse buone, perché forse anche il Papa vuole appoggiare Acitilop. Ah, quindi un accordo addirittura con la Città del Con la città Vaticano. del Vaticano, sì. Benissimo, questa è una bella notizia. Adolfo ha Quindi. detto non ti preoccupare, che hanno fatto delle chiamate anche a Casa Sollievo, tramite il Papa, il Vescovo, vogliono votare tutta questa politica al E che tipo contrario. di rapporti ha Adolfo Renato con
il vescovo, con il Vaticano. Con il Vaticano, no, perché mo ti spiego la questione qual è stata. Circa 4 anni fa è stato chiamato il fratello Matteo a sistemare delle tubature dei bagni lì a Roma, perché è molto pratico. Ah. Da lì è nata questa amicizia, l'ha presa a simpatia il Papa e hanno sistemato la pratica. Ma si vogliono bene una Quindi cosa Matteo è proprio. diventato amico del Papa. Certo, Matteo, Adolfo va ogni domenica a mangiare alla casa del Papa, Adolfo Renà, sempre, ogni domenica sta alla casa del Papa, Adolfo. Quindi dopo l'Angelus, il Papa Sì, ospita. ecco perché ormai è diventato un ragazzo sereno, sì. Benissimo, mi fa piacere. Queste sono belle notizie, le notizie che riempiono il cuore. Quindi percentuali altissime. Ma voi siete di destra, di sinistra, di centro? Dove siete? Noi siamo solitari, sinceramente, siamo un partito proprio apolitico, al contrario, e siamo al di sopra di tutti. Infatti, diceva un amico mio, oh, ma sai, dobbiamo votare ad Emiliano, dobbiamo evitare affitto. No, noi stiamo soffitto, noi stiamo sopra a tutti. Quindi non prendiamo accordi con nessuno, anche perché siamo sicuri della nostra vittoria. Siamo sicuri perché abbiamo un bordello di persone che lavorano per noi. Sotterfugi, voti che guarda, mi Ma come fanno. l'avete organizzata la campagna elettorale? State facendo il giro casa per Allora, la casa? campagna elettorale l'abbiamo proprio organizzata come ho detto, campagna vera e propria. Noi andiamo con i trattori delle varie campagne del Ah, Gargano. ecco. Sì, Quindi è una vera e propria campagna. una vera e propria campagna. Eppure gli agricoltori che veramente stanno soffrendo molto ultimamente perché sta messa male la terra, come tu già pensai, pioggia Sì. non ce n'è. E gli ho spiegato di un progetto per fare scendere la pioggia artificiale. No, avevo sentito che volevate chiamare degli indiani americani che devono fare la danza della pioggia Loro per. saranno il secondo progetto perché noi prima partiamo con una pioggia artificiale che stiamo studiando tramite uno scienziato che abbiamo dentro la Citilop e poi verranno questi indiani a fare questo ballo particolare perché questi sono usciti sotto, non so se tu hai ascoltato, Gerusalemme. Ah, sì. Loro stanno insieme con questi qua e quando fanno questa danza, voi ci ricordate oggi che si mette a piovere azifunno. Sì. Che vuol dire azifunno? A caldo, porta acqua a caldo per 5-6 ore. Allora, abbiamo detto alcuni programmi già li avete detti, quali sono le tombe libere al Sì. cimitero, la cooperativa dei E poi Facchini, abbiamo la sanità, la molto sanità. importante. Che cosa pensate per la Noi abbiamo sanità? deciso, come la Citrop, per una città come Manfredonia, che è una città di 60.000 abitanti, era di 60, adesso siamo sui 45.000, è vero, e abbiamo deciso di acquistare l'Istituto Toniolo, Ah. quindi spostare l'Istituto Toniolo dove attualmente c'è il geometra e il nautico. Noi ci prendiamo questo istituto, quindi faremo un tunnel sotterraneo e quindi l'ospedale diventerà un tutt'uno. Poi giù, di fronte all'Ottognolo c'è quella rampa dove scende l'acqua, come si chiama, quel torrione, Il no? Nel vallone. vallone. Su quel vallone verranno istituiti due fiumi particolari, no? Sono dei fiumi artificiali, però si sente molto il fruscio dell'acqua e lì metteremo e faremo andare le persone che hanno difficoltà a urinare. Ah. Con degli sgabelli staranno così, quando sentiranno il fruscio, direttamente, senza fare interventi che dobbiamo chiamare il dottore, il primo, no. No, dico, che c'entra questo tunnel con il Toniolo, tra l'ospedale e il Toniolo? Sarà un mega ospedale, quindi il Toniolo sarà anche Ah, ospedale, quindi diventa ospedale. diventa ospedale, soltanto che il collegamento, noi avremo, ci verranno donati da questi agricoltori che ormai sono diventati amico, più di 150 monociucci, noi Ah. monopattini. I Con questi, sì, monociucci proprio, con questi monociucci ci sarà il trasporto anche dei pazienti, degli infermieri, dei dottori, tutti quanti la mattina si siedono su C'è una questo. specie di scala mobile, Una scala come. mobile, sì, però con i Ah. monociucci, tutto naturale, noi siamo sul naturale a Quindi Citilop. scala Scala ciuccio. ciuccio, una scala ciuccio, Ah, sì. benissimo, questa è una bella idea, anche perché così potreste utilizzare le risorse naturali, non quelle Sì, che infatti. inquinano. Quindi ci sarà a Citilop per le comunali, è un candidato sindaco. Sarò io il candidato sindaco. E se diventi presidente della regione, come fai? E no, non c'è problema, non c'è problema perché noi, se riesco a diventare presidente della regione, stiamo cercando anche di cambiare lo statuto regionale. Ah, Sì, non ci sarà più il governatore, ci sarà l'imperatore della regione Toniolo. Sì, l'imperatore. sì, sì, E sì, sì. quindi non ci sarà incompatibilità, uno può fare sia presidente della L'imperatore, regione, imperatore e anche il sindaco. certo. Però io però sarò un sindaco senza stipendio, Anche perché tutti i nostri iscritti, coloro che faranno i consiglieri,
depositeranno all'entrata in comune, anche in consiglio regionale, tutto quello che loro hanno. Tu entri che c'hai una casa oppure c'hai soltanto un garaggetto, te ne devi uscire che avrai soltanto una casa e un garaggetto. Ah, benissimo. Questa è una... tutto documentato. Questa è una bella, come si dice, la distribuzione, la redistribuzione del reddito. Certo. Quindi se si candida qualcuno ricco che ha molte proprietà, deve metterle a disposizione. Deve metterle a disposizione, certo. E sì, tu sì. Pensi che lo faranno? Lo so che non è molto facile entrare nelle loro teste, però noi cercheremo di farlo capire. Soprattutto quelli che dicono che sono comunisti, insomma. Non è che sono molto d'accordo, perché quanto è bello dire degli altri. Va bene. Senti, Peppe, come la vedete attualmente la situazione di Manfredonia? Purtroppo la nostra città vive una situazione difficile, lo scioglimento del consiglio comunale, i debiti del comune, il piano di rilancio del bilancio stesso. Ecco, come vedete, come potete risolvere secondo voi se eventualmente riuscite a conquistare il comune? Noi ovviamente aspettiamo che termina questo commissario prefettizio, perché ormai penso che un altro anno, se non sbaglio, vero, deve rimanere. Quando sei... Più o meno, un po' di più. E poi ci addentreremo all'interno di Palazzo San Domenico e vedremo su queste carte che cosa c'è, cosa ci hanno lasciato e cosa non ci hanno lasciato. Che tu temi che hanno venduto tutto? Non... Io ho paura che hanno venduto tutto. Anche perché... gli impiegati? Sì, pure gli impiegati. Infatti, sono voci di corridoio, si parla che quando si arriva il commissario questi verranno trasferiti, questi gli impiegati vengono trasferiti perché sono stati venduti e loro non possono più rimanere nella città natio e se ne devono andare in un'altra città. Questo è un problema serio. È un problema molto... Tu confermi voci che circolano che gli impiegati del comune di Manfredonia sono stati venduti come schiavi praticamente. Come schiavi, sono stati schiavizzati, sono stati venduti. Io poi ovviamente... lo dico tranquillo, perché poi Angelo Riccardi, Gian Diego è un amico, e Angelo prima che se ne andava via poi mi ha pure detto: Peppe, se vuoi ti regalo una casa che ho in Venezuela. E ho detto: Angelo, lascia stare, e a quelle cose non ci tengo, tu lo sai. Però per farti capire, io quando entro in un comune porterò il mio stato di famiglia, questa è la mia casa che ho, io come entro così devo uscire. Perché Riccardi ha una casa in Venezuela. Sì, c'è una casa, ma è una casa che tanto tempo fa lui me lo disse quando ci fu il Manfredonia in Serie C1. È una casa che venne donata a lui proprio perché diceva: oh, portate il Manfredonia in Serie C1, doniamo una casa ad Angelo Riccardi. E l'hanno donata in Venezuela. Ma spesso dice: Peppe, vatti a fare le ferella, io poi non è che ci tengo tanto ad andare in Venezuela, perché poi c'è un brutto periodo. Ammiro tanto Angelo che mi ha dato questa possibilità. No, in questo periodo in Venezuela ci sta il Covid. C'è il Covid, quindi, sì, infatti. Ascolta, per quanto riguarda i debiti del comune di Manfredonia, come pensate di poter risolvere? Qualcuno ha parlato di aprire un mercato al comune, in modo che eventualmente con la vendita possono mettere a vendere gli oggetti. Sì, infatti mi sa che anche vecchi consiglieri, nuovi consiglieri, voci di corridoio, si metteranno anche Corso Roma e Corso Manfreda a vendere i giornalini di Topolino, i giocattolini, in modo che il ricavato pian pianino riusciamo a togliere questi debiti, perché sono dei mega debiti e non è facile togliere questi debiti. Ma qua. Chi li ha fatti questi debiti? Questi debiti chi li ha fatti? Qua si parla della fata turchina, qua non si capisce questi debiti, come sono stati fatti. Ma il problema è che poi sono debiti grossolani, sono debiti grossi, non so come faremo a togliere questi debiti. Ecco perché io in questa lista di Acidilop sto prendendo tutta gente laureata, gente veramente che è preparata. Un certo livello. Un certo livello. Ascolta, per quanto riguarda, come hai detto, il Ginolisa, la tua idea è quella di trasferire la pista della Mendola eventualmente a disposizione del Giro dei turisti che devono venire dal turisti che devono venire. Mentre per quanto riguarda, come detto, l'ospedale, che tipo di struttura vorresti organizzare per l'ospedale? Perché hai parlato di questa mega struttura, certo, che si collega con la ragioneria. La ragioneria diventerà una mega struttura soprattutto di sale operatorie. Ah. Quindi lì vi verranno distribuite più di 20 sale operatorie e in più
avremo la zona solo per reparto ostetricia, dove Manfredonia tornerà a fare figli dalla mattina alla sera. Quindi metterete le persone a fare i figli in modo, sì, che nascono, certo, a Manfredonia. Certo. No, i figli si faranno proprio in una struttura di vita dentro quell'ospedale. Cioè, per esempio, decidono di fare il figlio e noi gli facciamo stare una decina di giorni la coppia dentro l'ospedale là e gli facciamo fare con le luci rosse. Con le luci rosse, sì, con musica sottofondo. Sarà un ospedale nuovo, di nuove strutture. Però l'obiettivo è far nascere figli a Manfredonia. Far nascere i figli, soprattutto farli nascere a Manfredonia, perché è molto importante che un bambino possa dire io sono di Manfredonia. E sono nato a Manfredonia. A Manfredonia, certo. Anche perché ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, i bambini sono tutti nati a San Giovanni Rotondo. Tutti, San Giovanni Rotondo e Foggia. Foggia e San Giovanni Rotondo. Certo, certo. E dove sei nato? A San Giovanni Rotondo. Dove sei nato? A Foggia. Qualcuno, diciamo, che è successo nelle urgenze ed è partorito qua, però purtroppo dove sei nato per strada? L'ha fatto in tempo, giustamente. Non ha fatto in tempo. Che deve dire? E quindi risulta nato a Manfredonia. Peppe, io devo dirti la verità, sono contentissimo di questa intervista, anche perché avete utilizzato un simbolo. Che cosa rappresenta quel simbolo? Questo qui sono, diciamo, la bandiera italiana. Acitilop, che poi leggendolo al contrario è politica al contrario. Politica al contrario. Io l'ultima cosa che vorrei dire è che sto vedendo dei manifesti in questi giorni di molti candidati, sempre persone che io non conosco, che utilizzano i loro cognomi per poter poi usufruire di voti. Per esempio, ho letto un certo Romani, no? Cioè lui con questo cognome fa sì che può essere votato dai Romani. Cioè, quindi lui prende i voti sia a Manfredonia che di quelli che vengono da Roma, ed è facile vincere. Quindi gatta dai gatti. No, gatta per esempio ha fatto un grosso sbaglio, perché se tu sei gatta, quindi sei un animalista in poche parole, sei gatta e gli altri animali, la pecora, il bue, allora tu ti dovevi chiamare Gian Diego Fasano. Allora, era lo zoo, comprendeva tutto insieme e finiva là. Per esempio, cioè, anche come detto come Romani, c'è uno sbaglio piemontese, ed è facile. Dal Piemonte scendono, lui può prendere i voti pure dal Piemonte, ma non è giusto questo. Campo, non so se rimarrà ancora in lista, perché c'è stata una, proprio ieri, delle riunioni dei vari campi abbandonati a Manfredonia, Scalabrino, Ungaretti, dice lui deve dire che campo è. Cioè, quale campo? E giustamente, questo fatto è stata una decisione di regione, molto probabilmente non lo candidano più. Non lo candidano. E no. Questo non lo... Anche perché abbiamo detto, sta piemontese che... Scenderanno tutti i piemontesi. Sì, a votare uscirà sicuramente. Sì, sì. Va bene, Peppe, io davvero sono felice di averti avuto come nostro ospite. Io spero che per questa trasmissione aumentiamo ancora il valore dei nostri voti e andiamo ancora avanti. No, vabbè, ma faremo altre interviste nel corso della campagna elettorale per vedere come si sta sviluppando la vostra campagna elettorale. Avete uno slogan particolare? Sì, il nostro slogan è vota Acitilop e nessuno ti fot. Ah, benissimo, che vuol dire nessuno ti fot? A votare Acitilop, avere fiducia in colui che stai portando avanti e non avrai nessuna fregatura, nessuno ti fot in dialetto. Ah, ecco, questo è ti fot in dialetto, benissimo. Peppe, vuoi lanciare un ultimo appello ai tuoi elettori? Perché so che sono tanti, tutti attendono con un certo interesse la tua candidatura. Intanto farete la manifestazione di apertura della campagna elettorale, ho saputo che verrà Albano a... Sì, verrà Albano a cantare la canzone, ha detto che vuole fare soltanto una canzone perché in questo periodo non sta tanto bene, però ha detto non ti preoccupare che non posso mancare, quindi verrà Albano e ci darà una grandissima mano. E soprattutto a voi, cari elettori, Albano ci dà una mano, ma soprattutto voi siate bravi con quella matita in mano a mettere la X su Acitilop. Benissimo, e soprattutto sul candidato Peppe Sfera. Grazie Peppe Sfera. Grazie a voi, per la tua presenza. Una intervista e un intervento davvero molto bello, molto simpatico. Ti facciamo tanti auguri. Grazie, grazie. Chissà, possiamo festeggiare a settembre, dopo il 21, il 22 settembre, la vittoria di questa tua lista. Però sarai sicuramente in campo anche per le comunali. Certo, sarò in campo anche per le comunali. Poi sicuramente poi se vinciamo ugualmente poi il mio posto lo cedo. Ho detto che sono io, però
poi sono uno che metto sotto l'imbarazzo. Sei molto generoso. Sono generoso e poi eventualmente lo cederei a qualcuno di quelli che non vengono eletti e ancora si mettono a piangere. Sì, lo farò per tutto il cuore perché c'è bisogno di cedere e di aiutare anche altre persone. Noi siamo con la gente. Benissimo, grazie Grazie anche a ancora voi, eh. Giuseppe. Peppe Sfera ovviamente vi raccomanda di esprimere la sua preferenza per Acitilop. Grazie ancora Ciao, Peppe. ciao a tutti! Bene, noi abbiamo concluso questa bellissima e simpatica intervista con Peppe Sfera, quindi diamo l'appuntamento alla prossima Piazza del Popolo. Ciao ciao!